Va bene così. Ormai ti sei fermato solo ai tappi di sughero e non anche agli altri prodotti che derivano dal sughero stesso. Ormai mi sono fermato davanti al tappo perché ha un fascino irresistibile. Ha un fascino irresistibile qua, puoi rimanere tutta la vita a meditare su questo. Magari in un'altra vita mi fermerò anche a visitare, a vedere gli altri. E ti senti più artigiano o ci ti sei immedesimato negli artigiani oppure? Oppure? Bene, è bello da dire. Ti sei immedesimato con gli artigiani oppure no? Sì, beh, per fare un lavoro come questo devi conoscere il più possibile la mentalità degli artigiani e soprattutto devi prendere i loro ritmi, perché non puoi andare a fare questo lavoro in orari in cui loro non lavorano. Devi seguire i loro ritmi. Inizialmente è stato accolto, come stavi dicendo all'interno della presentazione, è stato accolto male, diciamo, all'inizio, cioè meraviglie. Non è stato capito all'inizio, perché il momento era troppo attuale. Questo mondo stava scomparendo. Nel momento in cui scompare, allora puoi tirare fuori dal cassetto quel lavoro che hai realizzato e quello servirà a richiamare la memoria da un tempo passato. E quindi senti, ti faccio la domanda che ti avevo già fatto un'altra volta. Sì. Ti senti più archeologo o artigiano? O un gioco? Mi sento più archeologo per questo lavoro. E come mai? Perché sono dovuto entrare un pochino in profondità nel mondo del sud, quindi è stato un lavoro di picconare, scavare, pulire, quindi tipico di un archeologo. È rimasto qualcosa in questo mondo oppure ormai è tutto scomparso? Diciamo che c'è ancora qualcosa, ma sono diventate un po' delle rarità. Ormai il mondo del sughero è tutto industria, anche se l'industria ha incluso tutti gli artigiani. Quindi posso dire è un'industria artigiana. Quindi il passaggio non è stato negativo, diciamo. Mi guardo un attimo il libro, così allora ti faccio anche il tappo, ecco, così almeno, ecco. Allora, voglio più scheda, fatto.